E andiamo, cari amici di Eccellenza Agroalimentare d'Italia, a presentare alcune tipicità del territorio irsinese, naturalmente prodotti di qualità. Andiamo a presentare chi? Giuseppe Lapacciana, titolare e mastro birraio del birrificio irsinese. Benissimo, so che hai una novità, la birra Sant'Eufemia, ma prima di andare a presentare e poi degustare quest'ottima birra, quando nasce il tuo birrificio? Nasce nel 2019, quindi poco prima del Covid, e nonostante tutte le difficoltà, grazie a persone come Chef Mario, che hanno sempre creduto in me e nei miei prodotti, siamo presenti ancora oggi sul mercato e anzi sempre in maniera più incisiva. Presentaci questa birra Sant'Eufemia. La birra, la novità. Usiamo solo ingredienti naturali, nulla è modificato all'interno del processo, l'acqua è quella nostra del posto di Irsina, e in pratica si è voluto imbottigliare la storia, se vogliamo così dire, e cioè prendere le ricette secolari dei mastri birrai dei rispettivi paesi di origine e metterli in bottiglia, valorizzando anche il territorio con un'etichetta dedicata alla nostra santa protettrice, e tutto questo in realtà viene apprezzato sempre di più sul mercato. Un prodotto di eccellenza che valorizza il territorio, una birra di qualità. E tra poco la andiamo a assaggiare. E andiamo, cari amici, a degustare questa birra Sant'Eufemia. Prima lo chef Tarantino, un altro cultore della gastronomia sinese. Guardate questo prodotto di qualità. Prego Mario, la prima è per te, e ora un bicchiere per me, thank you very much, per brindare a questo birrificio made in Irsina. Ecco, cari amici, benissimo, guardate la birra Sant'Eufemia, thank you very much, cin cin, e naturalmente in bocca al lupo a questa azienda in ascesa, ma non è la sola, ci saranno anche altre novità, perché tra prodotti da forno e birre e altre eccellenze dell'agroalimentare tipico irsinese c'è veramente da divertirsi e da degustare. Salute, salute. Nino Vitelli con questo bel brindisi vi dà appuntamento alla prossima puntata di Eccellenza Agroalimentare d'Italia. Salute. Cari amici di Eccellenza Agroalimentare d'Italia, un'altra eccellenza made in Irsina, naturalmente l'azienda agricola Ottavio, rappresentata qui dalla signora Maria Luigia e amica Maria Luigia Nuzzolese. Esatto. Naturalmente andiamo a presentare queste tue tipicità, queste eccellenze, ma domanda di rito: quando nasce la tua azienda? Allora, la nostra è un'azienda familiare, storica, sicuramente il percorso è stato avviato dai miei nonni diversi anni fa, proseguito da mio padre, e io ho ripreso un po' quelle che sono le tradizioni di famiglia, coltivando in un piccolo borgo della riforma agraria degli anni 50, Borgo Taccone, appartenente appunto al territorio di Irsina. Presentiamo le tue tipicità, Maria Luigia. Certo, allora, quello che noi produciamo, diciamo il nostro punto di forza, è il Senatore Cappelli, un grano antico, tipico del nostro territorio, e la Saragola Lucana, sono due varietà di grani piuttosto pregiati, infatti Irsina in passato era proprio definita l'antico granaio della Basilicata, perché proprio da noi nascono i grani migliori al mondo. Quindi quello che produciamo è il Senatore Cappelli, da lì facciamo un po' di trasformazione, farina, dalla farina produciamo una serie di prodotti da forno, sia
dolci che salati. Produciamo legumi, ceci e lenticchie, semi di lino dorati e poi abbiamo una passata di pomodoro, sempre prodotta da noi, e infine facciamo dal senatore Cappelli una birra artigianale. Prendiamola sta birra. Come si chiama? Allora, la birra l'abbiamo chiamata Ottavia, come mio padre, insomma Ottavio, da lui abbiamo preso un po' questo nome. Valorizziamo la famiglia, mi sembra doppio. Assolutamente sì, è prodotta da, appunto, dal senatore Cappelli, quindi è una Weiss, una birra di frumento, ed è insomma è tipica ed è prodotta qui a Ersina in un piccolo birrificio artigianale. Ma me la fai degustare insieme allo chef Tarantino? Assolutamente. Guardate che bella presentazione, Maria Luigia Ottavio, naturalmente tante eccellenze di qualità che valorizzano il prodotto e le produzioni tipiche selezionate Made in Ersina. A tra poco. Cari amici, chiudiamo questa bellissima puntata di Eccellenza Agroalimentare d'Italia insieme alla carissima Maria Luigia Nuzzolese con la sua pregiata birra Ottavia. Andiamo a degustare e brindiamo al futuro dell'azienda, a Mario Tarantino, agli amici di Ersina e a tutti gli amici di Itinerari ed Eccellenza Agroalimentare d'Italia. Ottima questa birra, e con questa eccellenza di Ersina, Nino Vitelli vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao!